tanto un po' rammaricato per come l'abbiamo interpretata, perché nel primo quarto tre errori individuali su Cinciarini hanno creato il break, e dal secondo quarto abbiamo smesso di costruire in attacco, di conseguenza ci siamo anche disuniti in difesa, muovendo proprio la palla, usando il palleggio, smettendo di cercare l'uomo libero, che invece è una caratteristica che ci ha sempre contraddistinto. Quindi questa non era la partita, ripeto, che dovevamo vincere, però sicuramente avremmo potuto disputare, soprattutto quando c'era ancora partita, una prova un po' più solida. Poi il secondo tempo è stato probabilmente un lungo garbage time, con la Fortitudo che ha continuato a spingere, noi ci abbiamo provato, però ci eravamo già, ripeto, un po' disuniti, abbiamo provato a rimuovere un po' la palla in attacco, ma dietro abbiamo sguarnito troppo l'area ed è stato troppo facile per loro produrre punti senza fatica. Però, ripeto, ancora una volta, non era questa la partita che dovevamo vincere. Dalla prossima sicuramente dovremo entrare in campo con una testa diversa. Senti, ti sorprendono un po' le 9 palle perse solo nel primo quarto? Ma ripeto, contro una difesa così aggressiva e così attenta, se abusi del palleggio e non muovi la palla, anche quando c'era stata la possibilità di farlo, poi è normale che o forzi il tiro o perdi la palla. Noi purtroppo l'abbiamo fatto, nonostante questo, ripeto, non sia una nostra caratteristica, perché siamo i primi per palle perse, cioè siamo ultimi nella classifica delle palle perse, quindi eravamo una squadra che ne perdeva pochi di palloni. Purtroppo abbiamo costruito molto male stasera. Senti, quel successo era forse negli ultimi 2 minuti del secondo quarto, lì c'era partito, abbiamo 6-7. Sì, abbiamo in attacco abbiamo forzato conclusioni, come dicevo prima, e in difesa abbiamo lasciato troppi tiri aperti a, per esempio, un non cambio effettuato tra esterni, una dimenticanza su Westbrook, e con la Fortitudo non serve commettere un errore pieno per essere puniti, basta mezzo, e di conseguenza lì si è, il break che c'era stato sul finire del primo quarto si è aumentato, si è dilatato. Senti, Virgilio, vi ha parlato insomma dell'importanza comunque di provare a resistere almeno in difesa, lì invece mi sembra che si sia visto poco, cioè, Posso ripetere solo quello che ho appena detto, ci siamo disuniti offensivamente, questa squadra prende energia dall'attacco e quindi in difesa ci siamo aiutati poco, poi ripeto, contro la Fortitudo non serve commettere tutto l'errore, basta metà e loro ti hanno già potuto.